apparente quiete prima di piazzare gli ultimi colpi di mercato. Questo è lo stato delle cose in casa Pescara, laddove la priorità resta il reperimento di un centravanti, possibilmente esperto e potenzialmente da doppia cifra, qualità che rendono in linea di massima alto l'ingaggio del calciatore. Circa Michele Marconi, l'agente ha riferito di non aver avuto contatti col Pescara. Il giocatore ha uno stipendio elevato e la trattativa potrebbe decollare se l'attaccante troverà un accordo per risolvere anzitempo il contratto con l'Avellino. Un grande obiettivo resta Stefano Pettinari, ma per coltivare il sogno di un terzo ritorno in riva all'Adriatico servirà la disponibilità del giocatore a ridurre le pretese o anche un aiuto dalla Reggiana, club con cui l'attaccante è sotto contratto fino al prossimo giugno. Operazioni che potrebbero sbloccarsi l'una o l'altra a ridosso delle ultime ore di mercato, così come quella per il centrocampista Luca Valsania. Anche in questo caso sarebbe un ritorno. Valsania è della Cremonese e la priorità per lui resta la Serie B. Il Pescara rimane alla finestra, pronto a cogliere l'eventuale opportunità. Restano attualissimi i nomi del difensore Tuia e del giolio offensivo in prota. Essendo svincolati coi due, l'operazione può essere portata a termine anche dopo la deadline del calciomercato, fissata per venerdì a mezzanotte. C'è anche il calcio giocato col Pescara, che domenica riceverà una Torres che è partita bene anch'essa grazie al 2-0 inflitto ieri alla Vispesaro al Vannisanna. Baldini cerca conferme dopo la buona prova di venerdì scorso a Terni. Difficile il recupero di Pierozzi, per il quale non c'è ancora una diagnosi precisa sull'infortunio subito al Liberati. Ieri ha svolto lavoro in palestra e terapie. Non sembra un infortunio preoccupante, ma potrebbe saltare il match di domenica. Nel caso spazio a Staver, possibile novità rispetto a Terni, con Lonardi che insidia squizzato per il posto in regia. Eventuali prove tecniche Baldini potrà farle giovedì pomeriggio, quando allo stadio di Febo di Silvi alle 17.30 il Delfino disputerà una amichevole con la Visceratina, squadra di prima categoria, con ingresso gratuito. Da stamani intanto aperta la vendita dei tagliandi per Pescara Torres. Nella giornata di domani invece ci sarà la chiusura della campagna abbonamenti. A ieri sera erano state sottoscritte 1100 tessere.